bentornati sul mio canale. E questa sera è una maratona, ci stiamo riempiendo di impegni, di appuntamenti e di live. Grazie per chi ha già seguito Laser e per tutti quelli che sono arrivati a questa live che è stata un po' sofferta perché doveva essere giovedì scorso, ma per una serie di imprevisti l'abbiamo rimandata di una settimana. Sono ansiosissima di presentarvi Lorenzo Maria Pacini, che adesso facciamo entrare. Ciao Lorenzo, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie Eleonora e grazie a tutti quanti. Allora Lorenzo, intanto io vorrei tanto iniziare a dire qualcosa su di te. Una prima cosa, cioè tu sei giovanissimo. Io lo so che di solito l'età delle persone non è carino dirla, ma tu sei un uomo, non sei una donna intanto, quindi si può fare. Posso dirla la tua età? Posso dirla? Ok, Lorenzo ha 28 anni ed è il primo al mondo che ha fatto una tesi universitaria e insegna all'università il pensiero di Alexander Dugin. Quindi devo dire che hai un bel primato. Sei probabilmente la persona più autorevole italiana che si possa trovare per parlare di un personaggio che in questo momento ha sicuramente il suo peso. Ma prima di parlare di Alexander Dugin, che molti hanno conosciuto la settimana scorsa sul mio canale perché è venuto, vorrei parlare di Lorenzo, perché Lorenzo ha un percorso e un curriculum da paura. Ragazzi, se volete saperne di più andate in descrizione, che ho copiato una mappina così di informazioni, però adesso se ci racconti tu qualcosa del tuo percorso è sicuramente interessante. Va bene, grazie Eleonora. Sì, ho questo onere e questo onore di essere il più giovane professore universitario in Italia in questo momento presso Uni Dolomiti di Belluno e la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona in Svizzera. Ma il mio percorso in realtà è molto, molto denso di cose perché, si sa, ci sono certe anime che amano fare tanto perché magari già hanno fatto esperienza di tanto e hanno bisogno di ricolmarsi, di riprendere ciò che hanno lasciato e di portare avanti con entusiasmo tutta quella ricchezza, no, che hanno dentro. I miei studi sono sempre stati un po' eretici rispetto all'ordinario, perché ho fatto due scuole superiori, l'Istituto Alberghiero e il Liceo Socio-Psicopedagogico. Due cose completamente contrastanti fra di loro, perché mi piaceva cucinare. Ma li hai fatti insieme? No, scusa, prima l'uno e poi l'altro. Ho fatto 3 anni e 3 anni. Prima di alberghiero, perché amavo cucinare, mi piace un sacco, soprattutto la pasticceria, e poi dissi, ma io voglio studiare qualcosa che mi dia non soltanto la cosa pratica, non soltanto lo stare con le persone, ma anche qualcosa che mi dia la possibilità di formarmi molto nella mia testa, molto in quello che è il rapporto con gli altri. Allora, piacendomi già ai tempi abbastanza la psicologia, dissi, perché no? Proviamo il socio psicopedagogico, oggi si chiama scienze umane, un tempo era il magistrale. E quindi mi buttai facendo questo cambio dal professionale al liceo. Dopodiché passai un anno dedicandomi interamente allo studio della musica, perché avevo evidentemente studiato troppo e dovevo recuperare. E a quel punto poi dissi, voglio studiare qualcosa che mi faccia crescere dentro molto. Io venivo da una famiglia cattolica di formazione, poi ho fatto tutta una mia grossa esperienza nel mondo dell'alchimia, dell'esoterismo, delle religioni orientali, ed ero molto affascinato soprattutto da quello che era il grande mondo occidentale della tradizione, tutta quella che è la grande esperienza che nel corso dei secoli ha formato gli italiani, anche che noi siamo oggi, noi europei, che ha fatto sì che arrivassimo alle conoscenze in cui siamo adesso. E quindi mi iscrissi a teologia a Roma, dove ho studiato alla Pontificia Università della Santa Croce, nota per essere la migliore, questo me lo posso dire con un certo orgoglio, e lì ho approfondito la teologia cattolica, non soltanto entrando tantissimo già ai tempi in contatto con l'Oriente, perché le mie frequentazioni, i miei amici erano quasi tutti quanti provenienti da paesi o del Medio Oriente, della Mezzaluna Fertile, oppure dell'Oriente Slavo, quindi la Russia e tutti i paesi slavi, per poi spingerci fino all'estremo Oriente. E dopo i studi teologici mi resi conto che non era quello che volevo fare. Non era soprattutto, diciamo così, quello che mi dava il futuro che sentivo. Avevo un approccio molto più filosofico,
un approccio anche che in qualche modo doveva darmi la possibilità di coniugare quella bellezza che tanto amavo, che tanto ricercavo e che mi appassionava tantissimo anche negli studi, con un qualcosa che fosse più spendibile anche per gli altri. In Italia le lauree in teologia ci si fa ben poco. Allora dissi, mi iscrivo a filosofia e studiai prima a Ferrara e poi a Parma, bruciando un po' le tappe, sono sincero perché mi sono laureato con un po' di anticipo, e prima in filosofia estetica con una tesi sulla estetica della musica in Sant'Agostino, dove fondamentalmente riprendevo i testi agostiniani per far vedere come Agostino, sulla scorta di Pitagora, avesse studiato la perfezione del moto degli astri nella nostra galassia a partire proprio dallo studio della musica, con quella che è la musica che rappresenta la perfezione dell'universo, d'altronde, no? E la bellezza, quella bellezza che esprime anche quel bene, la volevo vedere, la volevo contemplare, la volevo studiare. Mi sono poi trovato a scegliere però di proseguire e in quella fase, no, in cui si passa anche con andare avanti degli anni, anche se fa un po' ridere sentirlo dire da me, volevo guardare qualcosa che mi aiutasse più a fare del bene agli altri. Allora, per eccellenza la politica è il prendersi cura del bene comune, ci insegnava Aristotele. E allora dissi, faccio In filosofia politica. teoria, solo in In teoria. teoria, in teoria, in teoria. Assolutamente, perché era un filosofo, quindi dunque, come tale, stava nella parte teorica. Allora mi iscrissi a filosofia politica per la mia laurea magistrale. E fu proprio in quel momento lì, in quel contesto, dove già mi era appassionato un po' di geopolitica, dove già avevo cominciato un po' di esperienza giornalistica, che incontrai anche il pensiero di Alexander Dugin e lo feci proprio in maniera del tutto spontanea, casuale, potremmo dire, che caso non è, perché mi trovai a avere tra le mani un suo libro, ai tempi in versione inglese, che era la quarta teoria politica, no? Il suo testo principale, regalatomi da un amico. In cui fondamentalmente lui mi chiedeva una opinione su questo testo. Non era ancora stato editato in italiano, io lo lessi e lo trovai estremamente geniale. Perché geniale? Perché era un qualcosa che sentivo che mi nutriva molto, perché andava completamente fuori da tutto quello che era stato finora detto e conosciuto a livello della politica, sia nella sua esperienza che nella sua scienza. E allora dissi, caspita, certo che sarebbe bello conoscere e approfondire il pensiero di questo filosofo. Poi negli anni sono arrivate le traduzioni dei testi e lì ho cominciato questo approfondimento. E proprio appunto nel giro del tempo dei miei studi riuscii a entrare in contatto col professor Dugin e dissi, ma è possibile che il filosofo più pericoloso del mondo, come lo ha definito il Washington Post, il filosofo più importante contemporaneo, come l'ha nominato invece la Cambridge University Press, non abbia nessuno che ha avuto il coraggio di fare una tesi sul suo pensiero. Come si suol dire, tentar non nuoce, no? Se uno non prova, non fa il folle, non è abbastanza in linea. Allora dissi, la voglio fare io. Informai a lungo e largo, non c'erano tesi sulle piattaforme accademiche, e allora chiesi al mio professore di fare questa tesi. Già, ahimè, c'era un po' di stampa che parlava male di questo Dugin, c'erano stati coinvolgimenti in casi di cronaca, eccetera, eccetera. E quindi, ovviamente, mi trovai di fronte a una terribile censura, abbastanza violenta, che mi procurò circa 3 mesi di battaglie. 3 mesi di battaglie dove fondamentalmente, un po' tra la stampa, interviste, giornali nazionali, anche alcuni famosi illustri pensatori contemporanei scrissero a favore di questa mia libertà di fare questa tesi. Alla fine vinsi questo braccio di ferro con il rettore e i professori, che non fu per niente facile perché mi costò quasi 3 ore di discussione della tesi nel momento in cui mi trovai a farla, però anche il piacere di essere il primo. E credimi, Leonora, fu veramente bello perché mi buttai letteralmente senza avere nessun riferimento. E la tesi fu tutta una sperimentazione nel senso più autentico del termine. E non c'erano testi, non c'erano pensatori, non c'erano scritti, ero il primo, il che era molto entusiasmante. Allora,
Una volta terminato questa tesi, fatta questa laurea tanto agognata, sebbene mi sia laureato con un parecchio anticipo rispetto alla media, e subito dopo ricevetti questa proposta di diventare professore, una cosa del tutto inaspettata, un po' perché, parliamoci chiaro, in Italia queste cose non succedono quasi mai. Inizialmente, esatto, no? Quindi tendenzialmente si gioca invece purtroppo, e questo va riconosciuto, e adesso che sono dal lato del professore lo continuo a vedere con occhi più sofferenti di prima, la famosa fuga di cervelli è un qualcosa di reale perché non si aprono porte, non si offrono opportunità e non si investe, soprattutto in coloro che hanno veramente tanta genialità, tante belle idee. E quindi per evitare insomma di scappare mi ero un po' rassegnato, no? A dire vabbè, arriverà il momento in cui farò anch'io il mio concorsino per diventare professore alle scuole superiori, mi metterò in fila, cosciente, attenzione, che quella tesi sarebbe stata un punto di svantaggio per chi avevo osato sfidare il sistema accademico. Io mi ero posto molto direttamente contro il mio rettore perché quando mi disse no, tu non la fai, non giustificandomi in nessun modo, razionalmente, con argomenti, il perché non potessi fare la tesi su un pensatore, studiandone e criticandone alcuni punti, e quindi fu una censura di carattere meramente ideologico, io mi impuntai e dissi, mi guardai allo specchio e mi ricordo una mattina, anche con un certo timore, dissi, beh, se va male io sono rovinato tutta la vita, questi mi bloccheranno qualsiasi opportunità. Però dissi, fra 10 anni, quando mi guarderò indietro, dirò, ci ho provato, ho fatto di tutto, oppure mi sono piegato e ho fatto la tesi che mi diceva il professore, rimanendone magari insoddisfatto. Dissi no, io voglio arrivare a guardarmi indietro e dire, anche se mi sono fatto male, però l'ho fatto perché lo volevo fare io. E invece ebbi questo miracolo di essere chiamato, e all'inizio neanche ci credevo, e invece poi questa cosa è successa. E da lì si è aperto in realtà un mondo, perché svelo qualche altarino, il pensiero del professor Alexander Dugin in realtà è molto apprezzato e conosciuto nell'ambito accademico, ed è stato profondamente occultato per lungo tempo fino a questi tempi qui, quindi a questi momenti, no? Nei quali invece ci stiamo rendendo conto non soltanto che è pertinente per le questioni geopolitiche, ma perché sta dando per la prima volta, e questo è il fascino che ha esercitato su di me e che io cerco anche di comunicare ai miei studenti, per la prima volta è una dottrina, una struttura, un sistema di pensiero politico che dà una forma alla società in maniera completamente diversa da come è successo fino adesso. E questo è un qualcosa che fa molto paura in certi ambienti dove si deve tenere uno status quo del potere, dove si deve anche impedire una certa evoluzione del pensiero e della società. Dall'altra parte invece si pone per la prima volta come un pensiero veramente nuovo. Nuovo non nel senso che è, diciamo così, l'apoteosi, no, di un progresso che si slaccia completamente da ciò che vi è prima, ma che è profondamente ciò che si radica in quella che è la storia, la tradizione, la ricchezza del passato, e si lancia e proietta verso un qualcosa che ancora non è stato. Ed è per questo che con un certo coraggio, no, sfidai anche il mondo accademico dicendo: ho fatto la prima tesi, voglio fare il primo corso al mondo sul suo pensiero. Non esiste un corso sul pensiero del professor Dugin, non esiste un corso che parlasse di queste nuove idee, di come dare forma alla società, ma di più, non solo di come dare forma alla società, ma di come leggere e interpretare l'esistenza umana, perché la ricchezza del pensiero duginiano non è solo la quarta teoria politica, ma è tutta la sua grande produzione di più di 40 testi, la sua opera magna consta in 28 volumi, quindi stiamo parlando di veramente tante migliaia di pagine, il testo più breve sono 1800, non è tradotto in italiano, quindi sì, stiamo parlando di un pensiero veramente vasto, confesso che anch'io non ho ancora finito di leggerlo tutto. E mi sono costretto a imparare un po' il russo per reggerlo, perché è bello poi entrare, no, anche nel modo di pensare, nel modo di costruire la propria emozione, trasferirla in quello che viene scritto di un pensatore, e che è quello che poi ti fa realmente comprendere quel pensiero. E allora ha avuto molto successo questo primo corso, che siamo già alla seconda edizione,
sta avendo ovviamente un sacco di successo adesso. E che dire, tra le tante cose, tante anche esperienze sportive, musicali, non si finisce mai di imparare, perché poi ho voluto continuare formandomi in mindfulness, abilitandomi. Ho cominciato a studiare alla scuola italiana di naturopatia, che è una grande passione. Negli ultimi 2 settimane mi sono iscritto a Hong Kong per fare dei corsi sulla Chinese politics, per capire meglio la diplomazia e la geopolitica cinese, visto che è un altro argomento molto attuale e che può aiutarmi, soprattutto non tanto per me, ma anche a dare ai miei studenti, alle persone con cui mi incontro, per dargli appunto un piglio in più, un'informazione in più che possa fare del bene a loro. Questo quindi un po' il grande. Prossimo corso che si insegnerà all'università, quindi è verso la Cina, non più la Russia, ma ci spiegherai questa parte. Sorpresa, partirà tra poco il mio primo corso in Italia di geopolitica del mondo multipolare. Si parlerà di multipolarità per la prima volta in una università italiana e in un corso universitario. Qualcosa di simile è stato fatto soltanto nel 2012 dal professor Dugin a Mosca, all'Università Statale di Mosca, un corso di un semestre. Noi abbiamo lanciato un corso semestrale e un master che sarà aperto anche alle forze armate. Questa è una cosa molto interessante perché abbiamo voluto veramente, no, far sì che anche coloro che in questo momento sono coinvolti, in maniera molto più diretta abbiano la possibilità di comprendere che cosa sta succedendo e quindi ci auguriamo anche di poter fare le loro scelte in libertà, in scienza e coscienza, come si diceva un tempo. Qual è questa università illuminata che fa questo corso? Unidolomiti di Belluno, su cui giovanissima università, nata da pochi anni, su cui si sta investendo tantissimo perché tanti, tanti, tanti bravissimi professori colleghi, che saluto di cuore, un'amministrazione eccezionale che ha avuto il coraggio di credere in volti giovani, in volti anche, appunto, come dicevo prima, fuori dagli schemi. E tu pensa che proprio con Unidolomiti abbiamo inaugurato il primo convegno di geopolitica dedicato proprio al conflitto in atto. Si parla ormai era scoppiato da 3-4 giorni, quindi un mese e mezzo fa, proprio con la presenza del professor Dugin, che era la prima volta che veniva nuovamente invitato in un Ateneo italiano dal 2018, da 4 anni. E questa cosa ovviamente ha fatto un certo scandalo nel senso positivo del termine, perché ha permesso che si notasse che c'è un'apertura intellettuale, che è libera dai tabù, che è libera dai pregiudizi, che è libera anche da quella velatura di politicamente corretto che spesso va a limitare, no, l'esplorazione della conoscenza. Nell'ambito accademico questa cosa l'abbiamo vissuta tantissimo. La si vive tanto e io quando guardo all'università, vuoi perché sono giovane, vuoi perché ho le mie idee e non me le faccio piegare da nessun sistema accademico, siamo adesso nel momento in cui c'è la possibilità di trasformare quei paradigmi che sono cristallizzati da tanti anni, paradigmi di potere, di si è sempre fatto così, che si tramandano. E che hanno purtroppo fatto marcire tanto, uso questo termine molto forte, che però rende l'idea la bellezza e la ricchezza dell'Italia, la cui cultura è maestra in tutto il mondo. Le università sono nate in Italia. Oggi noi guardiamo all'estero dicendo grandi nomi altisonanti, lingue straniere, dimenticandoci che l'alma mater è italiana, dimenticandoci che quando da noi c'erano le arti, le scienze, la cultura, nella maggioranza del resto del mondo, non c'era tutto questo e quindi sarebbe bello veramente riportare a essere l'università un qualcosa che riconduce l'essere all'uno, come dice il termine stesso, la universitas, verso l'uno. E quindi una formazione che non è più basata sulla iperspecializzazione, il tecnicismo volto unicamente poi a soddisfare dei bisogni di qualche azienda, di qualche struttura lavorativa, ma il luogo dove uno realizza quell'ultimo passo di formazione per realizzare la propria felicità, per diventare chi vuole diventare, per scoprire, conoscere e amare quella conoscenza. E questo è qualcosa che oggi manca, manca tanto e insomma io cerco di fare il mio possibile e a Unidolomiti sto vedendo tantissimo di questo, perciò con una certa soddisfazione posso dirlo nella piccola realtà bellunese, che è molto distante geograficamente dalla mia provenienza toscana.
ho trovato un terreno fertile che sta crescendo tanto e che ha il coraggio soprattutto di dire c'è ancora la possibilità di pensare altrimenti, di far sì che il pensiero sia veramente critico, libero, che quel dubium initium sapientia, no? Il dubbio come inizio della sapienza non rimanga un motto cartesiano scritto da qualche parte, su qualche aula o in qualche libro di testo, ma torni ad essere, come volevano gli antichi, il motore della conoscenza. La conoscenza che non si può arrestare di fronte a nessuna bandiera politica, a nessun nome di Stato, a nessun pregiudizio di alcun genere, e che è la nostra ricchezza, è ciò che ci rende umani, che quindi non si può ancora di più, la si deve difendere, e io credo che sia anche quel qualcosa che in questo momento sta aiutando molto gli italiani, ma non soltanto, a riscoprire se stessi, chi sono e cosa vogliono, e quindi a risollevarsi anche come sempre è stato nella storia, perché laddove arrivano le crisi più grandi si creano anche le cose più belle. Il termine crisi è bellissimo, no? In greco, nella sua etimologia, ha il cambiamento che nasce da una scelta. Noi ci siamo stati abituati a pensare la crisi come quella cosa brutta, oppressiva che ci distrugge e che ci fa stare male, e crisi dopo crisi ci hanno tartassati. E invece, in questo momento, proprio perché è il momento più brutto di tutti, possiamo risollevarci nella più grande bellezza che ci appartiene e far rifiorire, come fa appunto una fenice dalle sue ceneri, la grandezza del nostro popolo. Quella nostra identità, quel nostro valore, quel nostro, per usare un termine duchiniano, logos, veramente, no? Ciò che di divino si incarna nel nostro popolo e che si manifesta, che nessun altro ha, perché è unico, ogni popolo ha il suo, è unico e ripetibile, e che ci rende grandi. E questo credo veramente possa funzionare in questo momento. Assolutamente sì. Io, guarda, sono molto contenta di averti potuto ospitare, che tu sia qui questa sera, perché sei la prova vivente che esiste un'altra fetta del mondo, un'altra fetta dell'Italia, magari un po' più piccola, ma anche soprattutto molto nascosta, che non si sta facendo piegare e che invece sta facendo grandi passi. Perché oggi come oggi c'è talmente tanto il focus sull'oppressione, sul fatto di rendere tutti omologati, sul giocare sulle differenze e sul discorso del razzismo, in realtà per far perdere completamente l'identità alle persone. Si distruggono le proprie radici, la storia, la cultura, la famiglia, tutto quello che si può, e tutti sono orientati e focalizzati su come si vada sempre peggio. E sembra impossibile che invece oggi come oggi ci sia qualcuno come te che non solo ha avuto il coraggio di sfidare il sistema, perché oggi sono pochi anche quelli che hanno il coraggio di sfidare la lettera che arriva a casa con la richiesta del hai fatto o non hai fatto il vaccino, eccetera, eccetera, no? Quindi che ha il coraggio di sfidare il sistema e di mettere in gioco il proprio futuro professionale con una tesi solo perché ci crede, perché pensa che sia giusto. Ma qualcuno c'è, tu sei la prova. Ma che poi, nonostante tutto, come si dice a volte, sai, la fortuna aiuta gli audaci, si ha l'opportunità di portarlo avanti un discorso del genere. Belluno lo sta facendo, è un'università che parla di Dugin, ha un corso di laurea e noi abbiamo il docente universitario qui con noi che è presente, lo può, come dire, testimoniare. Quindi tutta questa realtà che noi vediamo in questo momento così da crisi critica è anche il risultato, adesso poi ce ne parlerà sicuramente molto meglio Lorenzo, questo è ovviamente solo la mia opinione, ma lo scontro di due paradigmi teorici fortissimo che avviene nel momento in cui c'è un cambio e che uno dei due non vuole mollare e nel momento in cui crolla ovviamente crea macerie, perché non potrebbe essere altrimenti. Ma è quella spinta, quell'energia che fa risorgere la fenice e che crea una nuova realtà. E io questa sera mi fa molto piacere avere te, Lorenzo, perché sei la reificazione di questa opportunità, cioè della risurrezione. Troppo buona, troppo buona. Potrebbe Spero di essere un po' grossa. essere l'ultimo, in realtà, di una lunga serie che mi auguro, che credimi,
in tanti momenti, girando tantissimi gruppi, comunità, anche piazze, vedo, perché il bello delle cose preziose è che più delle volte no, sono nascoste, non si vedono, si manifestano solo quando le si va a cercare. La perla si trova all'interno della sua conchiglia e soltanto nel momento in cui lo si va ad aprire, viene fuori. E la perla nasce proprio dal dolore, no? Di quel mollusco, che subisce un attacco, subisce una sofferenza. Prende quel poco che rimane dal suo aggressore, lo custodisce, lo metabolizza e ne tira fuori la cosa più bella. Quindi, io in questo momento ho molta speranza, nonostante, la grande sofferenza che stiamo vivendo e probabilmente quella che ancora ci toccherà vivere, perché, coloro che ci governano, hanno le idee ben chiare, purtroppo, su quello che vogliono fare. E quindi è chiaro che, noi dobbiamo fare la nostra parte. E la nostra parte è la più importante. Io, tra le varie materie che insegno, c'è, perdonami la piccola digressione, Vai, vai. una che si chiama cratesiologia, sono l'unico a farla in Italia, è la scienza del potere, manipolazione e propaganda. E più volte sono stato chiamato anche in Parlamento a fare, sulla stampa del Palazzo Chigi, a fare le mie osservazioni su ciò che stava succedendo negli ultimi 2 anni e su ciò che sta succedendo anche adesso. Non ti hanno Perché imbavagliato, scusa. Strano. non mi hanno imbavagliato, no, fortunatamente no, però diciamo che i miei problemi, le mie minacce me li sono tutti vissuti e me li vivo ordinariamente. Ma la cosa che dobbiamo ricordare, che spesso dimentichiamo, è che il potere, è una possibilità, è qualcosa che nel momento in cui ci rendiamo conto che appartiene a noi, dobbiamo comprendere come acquisirlo, come farlo nostro e attraverso di questo cambiare le sorti. Nel momento in cui noi siamo stati abituati, programmati letteralmente, non educati, ma educastrati, mi piace dire, perché passiamo da una programmazione di 6 ore a scuola dove ci viene detto, vengono dette le certe cose per poi essere catapultati in 8 ore in fabbrica o in ufficio o nei campi per vivere tutta la vita, mettendo da parte dei soldi che poi ci serviranno per avere una pensione che non avremo, che spenderemo per pagare tasse e medicinali e morire probabilmente non esattamente felici. Ecco, nel momento in cui ci rendiamo conto che si può uscire da questo inganno, da questa, i greci la chiamavano l'ipocrisia, che significa simulazione, no? Ed è bello perché l'ipocrisia, per tornare all'etimologia di prima, è una ipocrisis, è più in basso, al di sotto, meno che di una crisi. Non ti permette di arrivare al punto di scegliere, no? Di rompere l'illusione, di rompere questo velo nella caverna platonica e capire che questa illusione che noi siamo abituati a delegare il nostro potere e la nostra responsabilità. Abbiamo costruito dei sistemi anche politici entro cui noi diamo sempre a qualcun altro l'incarico di risolverci il problema. E questo lo viviamo tantissimo anche adesso, in una fase che io credo essere molto importante per la coscientizzazione delle persone su quello che è anche il nostro, dico da filosofo politico, impegno soggettivo, individuale, imprescindibile se vogliamo cambiare questa Italia e tutto il mondo. Siamo stati abituati sempre a delegare a qualcun altro, cioè è sempre una sorta di messia che deve giungere per risolvere il nostro problema, no? Basta che non siamo noi, perché essere noi significa assumersi una responsabilità. E la responsabilità fa paura, perché la responsabilità ci costringe a crescere. E tante volte crescere fa male, no? Come nelle fasi della vita ci sono più crisi adolescenziale, di mezza età, di matrimoniale, lavorativa, eccetera, eccetera. Allo stesso modo la crisi è un qualcosa che ci spezza. Nel momento in cui ci rendiamo conto che quel potere è un qualcosa che appartiene a noi e che se noi lo riprendiamo, lo esercitiamo, sovverte, smette di nutrire quel Moloch, quel Leviatano che ci troviamo davanti, che ci opprime, ecco che qualcosa comincia a cambiare. E non a caso noi stiamo vivendo in Italia, no, questa grande sofferenza, perché è tale, perché è drammatica. Ora io parlo da filosofo, ma io ho girato tante piazze, tante comunità, tante famiglie, dove la sofferenza è tangibile, dove fa paura in certi momenti, e
e la paura lo sappiamo che è lo strumento di governo più importante dopo il divide et impera, come insegniamo in latini, dividi e comanda. Ecco che lì bisogna poter offrire, bisogna poter far capire quanto veramente questo salto, questa trasformazione interiore è ciò che va a cambiare il resto e quanto tutto quello che stiamo vivendo ci serve, brutto dirlo così, ma ci serve perché senza noi non capiremmo qual è il mondo diverso che vogliamo creare. Perché tornare alla normalità di prima o costruire un'altra che è più o meno la fotocopia, la parafrasi di quella che abbiamo vissuto finora, prendere un sistema e sostituirlo a un altro sistema, probabilmente non ci porterà molto lontano dal ritrovarci di nuovo da punto e a capo. Perché inevitabilmente la vita ci presenta sempre l'opportunità di cui abbiamo bisogno, no? E questo è fondamentale perché anche a livello politico significa quel famoso, dicevamo prima, prendersi cura del bene comune. Ma chi se ne deve prendere cura? Allora sta arrivando il momento in cui ci rendiamo conto che tutti i sistemi, gli schemi, le forme politiche, no, crollano, manifestano la loro verità, cadono le maschere. E da persone bisogna tornare a essere individui. La persona per il teatro degli antichi era, la maschera, no? E noi inevitabilmente adesso dobbiamo tornare a essere uomini e donne vivi, veri, che sanno chi sono e che cosa vogliono. E questo lo si può capire studiando, approfondendo, oppure trovandosi di fronte alle situazioni entro le quali bisogna passarci per forza attraverso, che ci devastano, che ci fanno male, ma che sono l'unica possibilità che abbiamo per poter fare quel passettino in più, cambiare le cose. D'altronde, Eleonora, le rivoluzioni, no, nella storia, i grandi passaggi epocali non sono mai avvenuti dalle masse, sempre da piccoli gruppi o singole persone. Tant'è che i libri di storia sono pieni, studiamo, no, quei 4-5 nomi. E io credo che invece questo sia un momento in cui stiamo vivendo una trasformazione molto più massiva, dove c'è una grande possibilità che chi comprende queste piccole, semplici ma fondamentali verità può cambiare le sorti di intere nazioni. In questo vedi anche il pensiero del professor Dugin, io lo trovai sin da subito molto adeguato per questa cosa, perché proponendo una visione che non è semplicemente lo stratagemma elettorale per le prossime elezioni o la trasformazione della scuola politica di partito per arrivare ad avere il proprio scranno in Parlamento, come purtroppo succede tantissimo, ma è una visione del mondo a tutto tondo, che ha una sua antropologia, una sua sociologia, una sua metafisica, che è una cosa dimenticatissima nel mondo della politica. Quando mai si sente parlare di spirito nella politica, di metafisica nella politica? Mai. Io sono giovane, ma io non ho mai sentito finora da quando ho cominciato a, insomma, vedere anche da piccolo, no? I genitori che andavano a votare, i dibattiti televisivi durante le elezioni, non ho mai sentito parlare nessuno dello spirito di un popolo, del benessere interiore di un popolo, della felicità di un popolo. No, assolutamente. E questo Viene questo. non No, viene ma fatto, però è importantissimo, no? Vedi, qui si trova un punto, secondo me, centrale che ci serve di scoprire in questo momento, perché è l'opportunità del secolo, potremmo dire, per compiere questo passo e in questo modo veramente cambiare, le sorti delle nostre vite, anche perché se non lo facciamo noi, chi lo farà? esatto. Più che del secolo, forse è degli scorsi millenni, perché è un po' di tempo che gira questo sistema. E assolutamente mi trovi d'accordo con te. Sicuramente questo tipo di approccio non è mai stato praticato, ma perché in realtà la politica non ha mai avuto niente a che vedere con la tutela dei diritti dell'uomo. Cioè, non è. Un conto è l'aspetto ideologico, un conto poi è quello che realmente accade nel momento in cui c'è qualche politico che fa la sua propaganda. Il sistema tende a tutelare se stesso, a tutelare chi governa e la gente viene raggirata in più modi, insomma, ma comunque non c'è Hai alcun usato obiettivo di fare. Eleonora, una parola importantissima, scusami se ti interrompo, No, no. che è importante da capire.
Ho usato la parola ideologia. Il Novecento è conosciuto come il secolo delle ideologie. Le ideologie, mi piace sempre dire, sono i simulacri mortuari delle idee. Gli antichi, Platone soprattutto, ci insegnava che la politica è buona quando ha un'idea che gli dà vita, che appassiona, che fa trasformare, che fa prendere forma a tutte le cose pratiche della vita sociale. Il Novecento è diventato invece l'esasperazione, no? Delle idee che sono entrate in una metastasi irreversibile e sono diventate ideologie. Il problema qual è? Che sono morte una dopo l'altra, è rimasto il liberalismo, la prima delle grandi ideologie politiche a dominare, che ha preso poi i volti della globalizzazione, poi del globalismo come viviamo oggi. E il problema è che è rimasto questo cadavere, no? Putrescente lì. E continua ad appestarci, tant'è che noi facciamo fatica a pensare qualcosa di diverso perché viviamo ancora intrappolati in delle categorie di giudizio, in delle dicotomie che appartengono in realtà a un qualcosa che non è più, che è morto. E siamo rimasti talmente assuefatti dalla puzza di questo cadavere in putrefazione da non riuscire a sentire il profumo invece di ciò che c'è di nuovo intorno a noi. Questo lo si nota tanto. Quando, guardandoci anche non nel panorama politico internazionale, non solo italiano, bene o male si nota che c'è costantemente il ritorno alle solite appunto divisioni del Novecento, destra-sinistra, piuttosto che a un modo di, appunto, come dicevi tu stessa, di fare politica che è ben lontano dall'essenza, dalla dignità della persona, dai diritti, quelli veri, non quelli che sono stati stabiliti sulla carta. Ricordandoci una cosa importante, che l'essere umano viene prima di ogni legge, prima di ogni ordinamento giuridico, non dopo. La nostra dignità umana, il nostro essere politici, zoon politikon, diceva Aristotele, animali politici, esseri politici, è un qualcosa che viene, non viene definito da nessun documento, da nessuna tesserina, da nessun lasciapassare, ma qualcosa che appartiene alla nostra essenza. E questo è importante averne consapevolezza, perché quando ci troviamo di fronte a il sopruso, alla vigliaccheria, alla violenza, anche che viviamo politica costantemente, purtroppo da anni in Italia, insomma, sono 14 anni che non facciamo le elezioni veramente. E ecco che bisogna sempre ricordarci qual è il nostro vero valore, quello vero e proprio. E qui voi settimana scorsa avete fatto 2 settimane fa una bellissima intervista con il professor Dugin, e qui si vede proprio la bellezza, no, di questo pensiero. È profondamente libero, perché è un riscoprire l'essenza dell'idea che si trova nel cuore della politica. Dare un'idea, l'idea muove il popolo, l'idea muove la storia. Quando si studia la filosofia, anche a scuola, non bisognerebbe, soprattutto nei licei, insegnare semplicemente la storia della filosofia, che è una cosa noiosissima, lo dico da filosofo, da professore, lo vedo anche con i miei studenti, è una cosa noiosissima perché ti viene fatta odiare, no? Bisognerebbe invece insegnare a pensare, insegnare le idee, a farsi delle proprie idee, a criticarsi, a smontare, ad andare a distruggere quei sistemi, per quanto buoni o cattivi possono essere nel nostro giudizio, per poter creare qualcosa di nuovo. Allora si diventa persone che hanno un pensiero, che hanno una loro personalità e che riescono quindi anche a poi a fare qualcosa di buono nella storia. Tutti i grandi geni, no, che oggi studiamo. Sono stati sempre persone fuori dalle righe che hanno avuto il coraggio di andare contro la regola che veniva stabilita, no? Perché in qualche modo venivano limitati e loro dovevano essere portatori, profeti di un messaggio diverso, di un messaggio nuovo. E questo è importantissimo, perché se oggi ci lamentiamo giustamente anche della dimensione geopolitica, pensiamo a quello che sta succedendo adesso nel mondo, no? Con il conflitto in corso. E quello che si prospetta di succedere, che è molto più grande e molto più brutto rispetto a quanto già adesso avviene, e quanto ancora, mi permetto di aggiungere, ci è stato già preannunciato nelle agende stabilite, firmate e ratificate dagli stati, è esattamente quello spazio, quel tempo, quindi quelle dimensioni esistenziali entro cui noi dobbiamo fare la nostra parte. Io sono profondamente contrario alla logica dello scontro,
In questo sono molto orientale. Sono molto contrario alla logica dello scontro perché tutto ciò che noi, contro, noi poniamo resistenza viene alimentato, no? Sono invece profondamente convinto, e lo dico anche da professore di geopolitica, non soltanto di filosofia politica, dell'esigenza di cambiare, trasformare il nostro modo di essere politici per poter far sì che quelle cose non avvengano. Chiaro, non è un qualcosa che avviene schioccando le dita, sarebbe bellissimo, ma è qualcosa che avviene credendoci innanzitutto. Creare un pensiero di libertà, creare quella rinascita che parte dal di dentro di noi. Se noi continueremo a delegare al di fuori qualcosa o qualcuno, proietteremo insistentemente delle strutture che, per quanto utili e necessarie per realizzare tutti i nostri bisogni, per cui l'essere umano si riunisce in società, rischieranno di rintrappolarci di nuovo all'interno di una medesima struttura di potere. Laddove invece riusciamo a realizzare questa liberazione della persona dalla schiavitù, dalle catene che sono veramente nella nostra testa, che sono in questo modo di vivere a cui ci siamo abituati, ecco che là riusciremo a realizzare qualcosa di diverso. Quando il professor Dugin parla nella sua filosofia, no? Di costruire questo mondo che, per usare un termine teologico, è già e non ancora. Cioè lo si può intuire, lo si vede, ne si tracciano i contorni e un po' della cornice, però non è ancora, perché non ci siamo ancora dentro, non siamo ancora in una nuova era anche della dimensione politica, no? E quindi non possiamo descriverla come se ci trovassimo all'interno, è più un quadro astratto che un quadro espressionista. O realista, ecco che in quel momento, in quella dimensione, noi andiamo a creare veramente un nostro nuovo modo di vivere come uomini e donne nuovi. Lo ripeto ancora, vivi, no? Quella vita che ci scorre dentro e che noi ci facciamo portare via spesso, e che invece è ciò che alimenta profondamente questo nuovo, questa nuova possibilità. Spesso le persone. Molti intellettuali hanno criticato anche il pensiero del professor Dugin perché non lo comprendono, mi permetto di dirlo, perché è difficile provare a giudicare qualcosa che è fuori dalle nostre categorie di giudizio utilizzando quelle stesse categorie. In questi casi, mi ricordo il mio primissimo maestro di filosofia, insegnava sempre il professor José Angueyombo, professore spagnolo, quando non comprendete, contemplate. I filosofi d'altronde per secoli hanno fatto così. Lo stupore, no? Che vivevano di fronte all'evento della natura, piuttosto che all'ascolto della musica, la visione di un'opera d'arte, leggere il libro, il testo, quando senti che si apre il cuore, prima che ancora che la mente, quando uno legge un pensiero e si ritrova in esso, vive quella risonanza che lo fa veramente espandere, prova quel piacere, no? Quel godimento che è proprio dell'intelletto umano, ecco che allora lì si può cominciare a capire, a entrare in quel qualcosa di nuovo. E laddove invece ci poniamo con la paura della non conoscenza e di coloro che invece si arrestano con un giudizio, che in realtà è un pregiudizio, e lì il mondo si ferma. Abbiamo combattuto per un sacco di anni, no? I pregiudizi di tutti i tipi. Abbiamo fatto i paradigmi di tutti i diritti possibili e immaginabili per poi arrivarci a negarli perché? Non perché fossero sbagliate quelle battaglie in sé, ma perché non abbiamo dato un fondamento ad esse. Non c'era quel fondamento ontologico, quel fondamento nell'essere, quel fondamento che è anche politico. Ci siamo arrestati alla facciata, no? A ciò che è la convenienza magari di un utile dettato o dalla tecnica o dal. L'orientamento politico di turno oppure da interessi economici, perché poi quelli si muovono sempre. E nel momento in cui invece noi scopriamo qual è l'essenza di quel diritto, di quel valore, di quella battaglia, quando capiamo la metafisica della nostra battaglia, allora questa prende una forma, si manifesta. Viviamo quella che è un'epifania dell'idea, no? Dove essa acquisisce veramente la sua carne e allora. Si cambia il mondo. E questo, diciamo così, in un tempo in cui non abbiamo più mitologia, dove non abbiamo più eroi, dove non abbiamo più santi, dove non abbiamo più guerrieri, dove non abbiamo più queste figure grandiose che fanno quelle cose folli,
che però sono quelle che poi muovono intere masse a cercare di imitare, di spingersi oltre i propri limiti, dobbiamo essere noi, quegli eroi, dobbiamo essere noi a scrivere queste nuove mitologie. Eh sì, è l'epoca in cui diventare gli eroi del proprio destino e della propria storia. Senti, tutto il pensiero di Dugin affonda profondamente le sue radici in Genon piuttosto che Evola, eccetera. Tutti personaggi che comunque hanno parlato di un susseguirsi ciclico di situazioni, di epoche, di alternarsi di paradigmi teorici, poi ognuno lo può vedere un po' come vuole. Io, in funzione anche di tutti gli studi che tu hai fatto, che ovviamente avendo seguito tanto il pensiero di Alexander Dugin, molto seguono anche questo filone, ti chiedo una cosa che sicuramente interessa a tutti quelli che stanno ascoltando, no? Da filosofo e da profondo conoscitore di una forma pensiero che in quest'epoca sta facendo la storia, perché comunque sappiamo che Alexander Dugin e il suo modo di pensare è fortemente connesso a Putin, che in questo momento sta agendo in maniera importante nell'area geopolitica, nel panorama internazionale, molte cose stanno capitando in funzione delle sue scelte. Al di là del giudizio che poi si voglia dare, al di là della propaganda sulla propaganda che viviamo, per cui diventa anche difficile capire esattamente cosa sta accadendo, ma più che fossilizzarmi, anche se tanti vorrebbero parlare dell'Ucraina, però io sono stufa di sentirla, però più che fossilizzarmi su quello, vorrei chiederti come tu vedi l'evoluzione di questo momento storico, che è sicuramente chiave e un po' più lungo, un po' più corto, però siamo nell'epoca di un cambiamento in atto. Quindi, come dal tuo punto di vista, in funzione anche di quello che è l'evolversi ciclico delle cose, perché è unico nei suoi termini, ma si ritrovano bene alcuni concetti che hanno ben descritto anche altri, tipo l'uomo differenziato, tipo, no, situazioni che comunque si possono rivedere, soprattutto chi ha una formazione come la tua. Quindi, ecco, la mia domanda è come tu, cosa pensi che, quale pensi che sarà l'evoluzione di questo momento storico? Domandina Questa è da... una domanda fantastica, fantastica, e ti ringrazio perché le domande fantastiche stimolano sempre, si spera, risposte all'altezza. Faccio una premessa che in realtà sarà anche la conclusione. Tutto è perfetto. Bisogna essere folli per cambiare il mondo, ma bisogna essere folli anche per spingersi a capire qual è la nostra missione nel mondo. Avendo il coraggio di sbagliare, di scegliere di continuo, a costo anche di sbagliare, per imparare da quegli errori. Secondo me quello che stiamo vivendo è esattamente quella fase che ci è stata anche preconizzata, no? Anche nelle grandi tradizioni religiose, potremmo dire quel momento escatologico, apocalittico, che si manifesta anche tantissimo nella nostra dimensione politica e sociale. Che siamo arrivati da un lato al crollo di tutte le istituzioni, le credenze, le convinzioni, le grandi fedi religiose, i poteri anche religiosi, che vengono meno, che cedono il passo non tanto a semplicemente un nuovo credo religioso, come può essere prima quello della scienza, dello scientismo, poi diventa quello di un governo unico mondiale, poi diventa quello del transumanesimo e via dicendo, quanto piuttosto lascia e deve lasciare lo spazio a una dimensione estremamente personale in cui si scopre la parte divina, quella immagine divina che è in noi. La fase che stiamo vivendo è uno specchio nel micro e nel macro costante, in perfetto collegamento, così come sono perfettamente ordinati e collegati gli elettroni intorno all'atomo e i pianeti intorno al nostro Sole e via dicendo. E in quella dimensione, in questa dimensione che in un certo senso traccia, mi permetto di dire, le coordinate in cui possiamo collocare, creare una nostra topografia di ciò che sta succedendo, è necessario considerare altri due aspetti. Un primo è interiore, un altro esteriore. Il nostro spazio e il nostro tempo, noi li viviamo sempre in maniera intensiva e estensiva.
Per capirci meglio, la fase intensiva è quella dimensione che stiamo vivendo tutti inevitabilmente, proprio perché siamo in un passaggio cosmico, epocale nella storia, che ci fa percepire dentro di noi qualcosa di diverso da come era negli anni precedenti. Questo penso sia per tutti più o meno innegabile. E ci rendiamo conto da cose banali del tipo le giornate durano di meno, fino a percepiamo anche uno stato emotivo. E abbiamo una comprensione empatica dell'altro molto diversa. Tutti stiamo sperimentando questa sorta di apertura inevitabile. Abbiamo, insomma, se facciamo un po' caso, no, a come pensavamo prima, a come ci muovevamo prima, una dimensione di vita interna molto diversa. Similmente avviene all'esterno, questo sia per lo spazio che per il tempo. Pensiamo anche alla dimensione dello spazio, del tempo, no? La contrazione dello stare rinchiuso in casa, l'uscire fuori, il coprifuochi, via dicendo. Quindi è anche obbligato a riflettere su come sia differente il modo in cui noi viviamo il nostro orologio interiore e come invece si svolge fuori. La dimensione estensiva è quella che vediamo come proiezione del nostro interno in tutta la società. Siamo una società che è nel caos, siamo una società dove tutto crolla, siamo una società dove gli imperi stanno lasciando cadere, no? Le loro colonne, dove le maschere, tutti coloro che hanno potere, cadono inesorabilmente una dopo l'altra e si vede il volto reale. Attenzione, cadere le maschere non vuol dire che cadono anche loro, cadono le maschere, poi per far cadere loro. Giustamente una volta un mio studente mi disse, professore, se cadono le maschere però perché non se ne vanno? Le maschere se ne sono andate, il teatrante rimane ancora lì. Deve fare la parte, deve fare la parte di, che è stata assegnata, che gli serve per poter farci capire ciò di cui abbiamo bisogno, per poterci far capire e far svolgere a tutta la società quel passaggio che è collettivo, no? Che non è soltanto nostro. E questa dimensione interna e esterna, che filosofia è molto studiata nell'approccio con le neuroscienze, la fisica quantistica, ad esempio, è un qualcosa che possiamo sempre considerare quando ci approcciamo a riflettere a tutto quello che stiamo vivendo. La dimensione scatologica, questo ce ne parlano tanto i testi sacri delle grandi religioni, no? Hanno un qualcosa, ha sempre una dimensione che viene vissuta sia nella nostra redenzione, userò questo termine, redenzione interna sia in quella esterna. Come avviene la redenzione esterna? Come avviene la storia della salvezza? Prendiamo l'Apocalisse, no? L'Armageddon è la fase, è la battaglia terminale alla fine di un lungo processo escatologico, che parte con una serie di eventi, una serie di simboli. Il simbolo è un qualcosa che significa un altro qualcosa. E questo fa sì che si arrivi dalla comprensione interiore di tot di persone, di un piccolo numero di persone, ha una sua realizzazione esterna. Quello che noi vediamo fuori, quindi io mi permetto di dire, è un qualcosa che in realtà rispecchia ciò che viviamo dentro. Noi abbiamo le guerre fuori perché dentro abbiamo la guerra. Abbiamo la guerra tra i popoli, abbiamo la guerra in famiglia, abbiamo la guerra dentro di noi che non riusciamo a tenere l'ordine, no, tra i nostri pensieri e le nostre emozioni. Abbiamo una sofferenza che, come le doglie di un parto, devono provocare una rigenerazione, una nuova vita, anche di tutta la terra, di tutta la natura intorno a noi che abbiamo devastato e che sta cambiando come noi stiamo cambiando, perché ci deve generare anch'essa una nuova vita. E quindi anche quelli che noi nella nostra dimensione della dualità, dove siamo abituati a vedere il bianco e il nero, il buono e il cattivo, il giusto e lo sbagliato, quelli che noi giudichiamo come i nemici, come i nostri avversari, come coloro che sbagliano, fanno parte, come due facce di una stessa medaglia, di quella stessa medaglia, che siamo noi e che è ciò che ci serve in questo momento per trasformarci. Ciò che noi stiamo attraversando ha un significato che è più grande di quello che noi individualmente comprendiamo e che sono convinto che capiremo soltanto vivendolo, attraversandolo, no? Per questo, anche nella dimensione drammatica che viviamo, dobbiamo ricordarci che non è una tragedia che va a finire male, è una commedia che ha già un esito scritto. E in questa grande simulazione, no, gli antichi insegnavano il teatro. Perché si faceva il teatro nell'antichità? Perché doveva far capire che cos'era la vita. Quindi
perché doveva simulare delle situazioni che in realtà erano qualcosa che aveva un significato molto più profondo di ciò che appariva davanti alle persone, no? Allora, bisogna varcare questa dimensione, prima interiore per cambiare quella esteriore. Noi abbiamo inevitabilmente un potere che non conosciamo, quello di creare la nostra realtà. E questo lo vediamo intorno a noi, perché tante volte non riusciamo ad applicare il metodo giusto, no? Perché quello dell'amore, altra parola completamente scomparsa da tutti i programmi accademici. Io mi ricordo, mi sconvolsi da studente a livello universitario di vedere che in nessuno dei testi studiati in tanti anni c'era la parola amore, neanche nei testi di teologia, che dicevo, caspita, ma com'è possibile, insomma. Oppure è fortemente travisata, c'è anche questa O ipotesi. molto travisata, assolutamente. E quindi che cosa succedeva? Cosa succede? Che quello che stiamo vivendo, secondo me, è una grande scuola. Una grande scuola anche di questo amore, che dobbiamo imparare a conoscere, a essere, a vivere, concretizzandolo in quelle opere che trasformano, che cambiano. Abbiamo creato un mondo che è fatto di guerra, di odio, che è fatto di emozioni negative, che è fatto di pensieri bassi, che è fatto di tutte di gelosie, di rancori, no? Di violenza. Un mondo dove la morte è celebrata non per quello che è un passaggio, ma come lo scopo del fare del male all'altro. E questo significa che noi dobbiamo imparare a cogliere quello che stiamo vedendo, leggerlo come uno specchio, no? E vedere quello che ci chiama a essere, a fare. Quando c'è un bellissimo testo del professor Dugin, che uscirà tra poco, Politica Eterna, ho avuto l'onore di farne la curatela, e nell'ultimo capitolo dice una cosa molto interessante. Parla della dimensione dell'Apocalisse collegata alla dimensione politica, no? E quindi anche la quarta teoria politica, che ha la sua dimensione, perché lui ne parla come una filosofia di una nuova era, una dottrina politica per un nuovo mondo. E c'è una parte molto bella dove vado un po' a memoria, dove dice proprio questo, che si realizzerà anche una nuova forma politica, un nuovo modo di vivere nella società. Si realizzerà propriamente quella quarta teoria politica, no? Dicevamo prima, l'individuo differenziato, quel soggetto radicale che si incarna, che si manifesta solo nel momento in cui sceglieremo di essere quell'amore che cambia il mondo. Altrimenti resteremo ancorati a questa dimensione, intrappolati, no? All'interno di questa dimensione. Quando vedo le guerre fuori, l'uomo fa ancora guerre, non dopo migliaia di anni siamo ancora capaci di fare guerre. Abbiamo fatto il Novecento vedendo che era possibile devastare l'umanità con un paio di pulsantini e oggi si divertono perché si divertono a giocare, a far finta di premerli da un momento all'altro. E non abbiamo imparato niente, no? Verrebbe da dire. Invece mi rendo conto che quello che c'è da imparare è proprio adesso, da questa cosa qui, proprio da questa follia. Perché siamo stati spinti fino al livello massimo, fino al punto di rottura. E a quel punto di rottura si passa al livello successivo. Nei videogiochi, no? C'è sempre il super cattivo, alla fine da sconfiggere, più o meno uguale, ma quel super cattivo l'abbiamo dentro di noi. È quell'ego, no? Che deve essere ancora amato e trasformato e poi diventa fuori a livello collettivo il sistema politico, il sistema, grandi virgolette, no? Di potere, delle finanze, dei big tech, dei big pharma e chi più ne ha più ne metta, tutte cose assolutamente vere, ma c'è questa dimensione, secondo me, provvidenziale che dovremmo comprendere, che per quanto ci faccia male, noi abbiamo bisogno di questo, ma l'esito sappiamo già qual è, questa perfezione che dicevo prima, per concludere a questa tua bellissima domanda, passa proprio attraverso questa piccola presa di coscienza, tutto
tutto quello che sta avvenendo ha una sua ragione, un suo perché, non è mai a caso. Il caso non esiste, ce lo dice anche la scienza, non più soltanto le religioni, no? Quindi, in questo riprendo Platone, quando parlando della sua Repubblica, libro stupendo, fantastico, un grande classico, quando parlava in particolare del mito della caverna, che per me è, credo, veramente estremamente attuale, come d'altronde lo sono sempre i grandi classici, no? Che non si perdono mai in ogni tempo, raccontava di quel eroe, visto che prima parlavamo di eroi, che esce dalla caverna e vede la luce del sole, contempla le idee, che dicevamo prima, se ne innamora, perché si rende conto che quello sono ciò che veramente ha di valore e torna nella sua caverna per risvegliare e togliere dalle catene i suoi compagni che erano prigionieri. E questo processo di anabasi, di risalita e di catabasi, di discesa, si compie realmente quello che stiamo vivendo. Siamo in una fase dove c'è un continuo andare e rivieni, no? Dove troviamo delle parti della società, dei gruppi di persone che stanno contemplando le idee, stanno vedendo la bellezza già di un nuovo mondo. Una parte che invece ancora si fa le guerre stando intrappolate con le catene ai piedi, guardando le proiezioni di qualcuno che ci fa credere che il mondo, la verità sia quello, quando in realtà non è assolutamente quello. E ci tiene quindi ingannati con le immagini e i suoni, facendoci pensare che quella sia la realtà. E invece questo è il momento in cui ci stiamo in un certo senso, secondo me, veramente vedendo l'illusorietà di quei teatranti che ci proiettano le immagini e che sopra di noi c'è un'uscita. E quell'uscita spetta a noi scegliere se vogliamo percorrerla, però io sono convinto che insomma quell'esito già scritto già in realtà lo si sta realizzando e lo vediamo intorno a noi, freme, la terra stessa freme, no? C'è una crescita grande, un risveglio che piano piano prende forma. Il professor Dugin un anno e mezzo fa scrisse un testo chiamato Il Manifesto del Grande Risveglio, uscito peraltro in questi giorni, sotto per edizioni di Aga Editrice, sotto il testo, sotto il titolo proprio di Il Grande Risveglio contro il Grande Reset, e dove ricordava proprio questo, che laddove si sta compiendo quella grande formattazione mondiale, quello è ciò che ci serve per poter realizzare il grande risveglio che va a ribaltarla completamente e a trasmutarla in qualcosa di nuovo. Quindi dobbiamo ringraziare anche il grande Reset, perché grazie a Oserei quella effetto boomerang. dire di sì, eh? Oserei dire di sì. Una volta ricordo in una piazza dissi una cosa folle, che rischia di essere preso a pomodoro in faccia. Dissi, sapete, dovremmo arrivare ad amare anche il nostro presidente del Consiglio dei Ministri. E vi assicuro che dicendola anche io dissi che cosa sto dicendo, mamma mia, Dio. La gente mi guarda un attimino perplessa, dicendo, ma insomma, ora la suocera posso capirlo, è un grande sforzo. Presidente del Consiglio dei Ministri, non esageriamo perché diventa un po', insomma, ci chiedi un po' troppo, siamo dei Cristi messi in terra. E invece è proprio vero, perché è nel momento in cui ci rendiamo conto che anche quello in realtà è parte di quella perfezione di cui siamo tutti già parte, allora possiamo imparare a vederlo non con superficialità, non con accondiscendenza, ma fluendo, entrando all'interno di quella esperienza che ci serve per acquisire una nuova conoscenza che cambia la nostra vita. Nel momento in cui tutti gli italiani domani mattina decidessero che il governo non ha più potere e non rispettassero più le leggi, sarebbe tutto finito. È vero. Ma non tutti gli italiani, ne basterebbe anche un pezzettino, perché il potere è un'energia che noi diamo a qualcuno, che qualcuno si alimenta. Andare dal padrone a dirgli padrone, padrone, ti odio tanto, mi fai del male. Il padrone non dice sì, va bene, poverino, me ne vado. Ci dà un calcio nel fondo schiena e ci rimanda dove stavamo prima, nelle nostre catene, a lavorare. Noi abbiamo creato un mondo che è folle, Eleonora, è folle. Abbiamo messo nella nostra Costituzione, bellissima, fantastica, nel primo articolo che l'Italia è fondata sul lavoro. Noi abbiamo vincolato la nostra dignità, la nostra felicità al lavoro, come se si potesse vivere, essere felici solo così. Ci siamo sottomessi a un sistema di schiavitù, perché questo è stato, che ci ha costretti, che ci costringe, e che siamo addirittura costretti a difendere, perché è rimasto l'ultimo appiglio.
Eppure anche queste cose no, cambieranno, sono tutti strumenti che fanno parte di un percorso che stiamo vivendo, ma come disse qualcuno, non rimarrà pietra su pietra, no? Cadono gli imperi, cadono le leggi, cadono le credenze, perché qualcosa di nuovo deve manifestarsi. Io penso che siamo estremamente fortunati a vivere in questo periodo storico perché vedremo un cambiamento epocale. Non so se tutti riusciranno a viverlo realmente, perché sono convinta che chi è così tanto aggrappato a un certo tipo di realtà, da non essere in grado di cogliere alcun tipo di spunto che oggi viene fornito e sarà sempre di più ed è già bello forte, molto probabilmente proprio perché ognuno si proietta la propria realtà, tenderà a tutelare questo tipo di realtà, forse per la paura di cambiarla, forse perché acquisisce una propria identità in funzione di quello che all'esterno gliela dà per contrapposizione. Seppure un'identità da schiavo, però comunque è sempre una forma identitaria. Quindi sono convinta che chiunque abbia intrapreso un certo tipo di percorso, vedrà delle cose meravigliose. Penso anche che un po' come a scuola, quando tu non hai capito, è meglio che ripeti e Da ripetere. rifai la classe perché non hai capito, punto. Non è che beh, è un'altra opportunità. Non sono sicura che questa situazione si potrà manifestare ed esteriorizzare, reificare per ogni individuo, perché ognuno ha la propria storia, ognuno ha il proprio percorso, ma si vede anche perché c'è già una grande divisione, c'è uno spartiacque in atto. Molti di noi si sentono totalmente diversi per modo di pensare, di vedere, di agire, di reagire alla realtà attuale. Dal vicino di casa o dagli stessi familiari, cioè c'è una divisione, probabilmente necessaria, come per ogni crisi e cambiamento. Vero. È verissimo, è quella parte dove ci trasformiamo. Vedi, in questo io trovai tanto in illo tempore, senza in realtà sapere quello che sarebbe successo, tanto, tanta anticipazione, tanta veramente un pensiero profetico in questo senso, quando mi approcciai al pensiero del professor Dugin. Questo io ho voluto in realtà, sono sincero, fare anche un corso universitario, non perché mi interessasse fare un corso che mi desse una esclusività, ma perché sentivo dentro di me che era un qualcosa che poteva fare del bene, perché laddove tutto crolla, no? Ci sono delle rovine, noi le rovine le vediamo bene intorno a noi e si fanno sempre più evidenti, c'è da rimanere in piedi, essendo non soltanto delle colonne, ma addirittura essendo speranzosi, gioiosi. Col sorriso, quando tutto intorno a noi c'è la morte, c'è la sofferenza, per poter dare una direzione a coloro che invece non comprendono la profondità di ciò che sta succedendo o addirittura non riescono, no, a vedere il sole oltre le nubi. Certo, se vogliamo l'arcobaleno bisogna prima accettare un po' di pioggia, altrimenti i colori non si manifestano e talvolta anche un bel. L'arcobaleno comincia ad essermi un po' inviso dopo tutte le varie bandierine appese Maleno, qua quello di là. vero, quello vero, quello vero. Questo qui, vedi, troviamo, noi abbiamo in questo momento un sacco anche di pensatori che veramente possono darci un grande spunto e sono contento in questo momento che in Italia anche il pensiero di Dugin sia stato inevitabilmente riconsiderato perché arriva in un momento in cui si compie un testo che lo stesso Dugin scrisse, chi ha la prefazione, chi ha la quarta teoria politica, la versione italiana, trova nella sua prefazione un testo che si chiama Il Logos Italico, sottotitoletto Come l'Italia cambierà le sorti del mondo. Ovviamente non si riferiva all'Italia di mondiali, perché non ci siamo qualificati neanche a questo turno, però diciamo così. Io detesto il calcio, peraltro faccio un mea culpa, sono molto poco italiano in questo, ma parlava proprio di una cosa, proprio perché l'Italia
è quel paese che ha quella ricchezza, quella conoscenza, quella esperienza, che quella diversità, quella capacità di accogliere, di amare, di appassionarsi, di anche scontrarsi al suo interno, appunto, in questa molteplicità di culture, di stili, di lingue, di tradizioni, è quella che più di tutti può capire che cosa vuol dire essere cittadini di un mondo nuovo e diverso. E non è un caso che cercano proprio di massacrare tantissimo la nostra Italia. L'Italia nel mondo ha dato i natali alle più grandi idee, che hanno mosso anche le più grandi scoperte. E questo ce lo dovremmo ricordare, perché purtroppo ci vediamo veramente violentati nella nostra italianità, nella nostra essenza, nella nostra arte, nella nostra cultura, nel mondo accademico, nel nostro governo, no? Nella nostra politica, quando invece noi abbiamo una ricchezza che ci viene espropriata e tirata via di continuo e che invece noi dobbiamo ritirare fuori, che è la ricchezza che ogni italiano porta in sé, non è la riserva aurea. Non è il fatturato delle industrie italiane, del PIL, non è nemmeno il confine che ci portiamo attorno, è veramente quel nostro essere italiani. Qui c'è una cosa molto bella, il professor Dugin spesso dice, no? Quando parla dei popoli, e qui manifesta anche la sua lungimiranza. Ogni popolo ha un suo logos, ha una sua essenza che si manifesta. È un suo nous, nous in greco sarebbe l'intelligenza, ma l'intelligenza attiva, quindi l'intelligenza viva, no? Divina. E lui crea lo scontro nel mondo tra le civiltà, come quello che stiamo vivendo oggi, uno scontro tra civiltà, lo chiama nomachia, la guerra, termine greco, no? La guerra tra le intelligenze dei popoli. Non tra le intelligence, tra i servizi segreti, ma la guerra, vedi, la sappiamo di già. Ma la guerra letteralmente per quello che è il popolo, cioè c'è un conflitto, uno scontro, che però non è lo scontro, diciamo, di sangue, no? Lo scontro che porta all'uccisione, lo scontro che porta alla violenza, ma è quella trasformazione costante che c'è tra un popolo e l'altro, perché laddove confliggono si va a generare qualcosa di nuovo. Ogni popolo ha questo suo logos, ha questa sua essenza divina che si manifesta. E lui li chiama proprio così, il logos italico, il logos europeo, il logos russo, il logos germanico, eccetera, eccetera. E fa anche un grandissimo studio di quelli che sono i popoli più piccoli, aborigeni, le minoranze nascoste nei posti più sperduti, che talvolta hanno anche dei nomi difficili da ricordare. E ne fa mostrare quindi qual è il loro valore ontologico, cioè nella loro essenza. Questa è una cosa importantissima, perché per la prima volta il valore, visto che si parla tanto di razzismo e antirazzismo, no? Nel Novecento è stata una delle grandi battaglie, quella contro il razzismo, il valore che è stato attribuito nel corso del Novecento era un valore di tipo legale, di tipo giuridico, legato quindi al vincolo della battaglia giuridica, piuttosto che della battaglia, diciamo così, biogiuridica, quindi a livello di bioetica, collegata a quello che era l'essere umano in quanto parte del genere umano, semplicemente fisicamente diverso, etnicamente diverso, linguisticamente diverso, culturalmente diverso. Dugin fa un passo oltre e dice: siccome il problema qual è? Che se noi definiamo in base a una legge l'uguaglianza, noi non stiamo compiendo un'uguaglianza, noi stiamo compiendo una equiparazione che è vincolata a un testo che se a un certo momento viene cambiato, cambiano i diritti, cambiano le libertà, cambia quello stesso riconoscimento, si fa crollare in un istante anni e anni e anni di battaglie. Allora c'è qualcosa di più profondo, di più radicale, in questo è un filosofo, quindi vanno nel profondo delle idee, e dice: no, c'è proprio un'essenza che è differente, che fa parte di un'essenza unica, di un logos unico, ma che si manifesta in maniera diversa, che ha una sua etnosociologia, che ha un suo modo di incarnarsi nel territorio, nello spazio, nel tempo, che crea le sue lingue, le sue tradizioni, le sue forme e le sue politiche anche, e proprio perché tale ha una dignità, ha un valore.
È un qualcosa quindi che va oltre ciò che viene definito da una norma, da un concordato, da una dichiarazione internazionale. Viene prima di esse, così come tutti i diritti, come tutte le libertà, che sono qualcosa, come dicevo prima, che viene molto prima che ce lo dica una carta internazionale firmata, ratificata, o un qualsivoglia ordinamento giuridico o costituzione come legge fondamentale di uno Stato. Allora, e questo è un passaggio importante, che quando anche si accusa di razzismo si pecca di ignoranza sulla materia, no? Invece è un qualcosa che è profondamente ricco perché riporta alla considerazione della preziosità, unicità irripetibile che ogni popolo custodisce in sé. Vedete, anche quando si crea il conflitto, una guerra, noi dobbiamo semplicemente considerarlo come il conflitto un'altra nazione o un altro stato, che sono le cose diverse, o un altro popolo. È un conflitto più profondo, una guerra dello spirito. E come tale, se noi non andiamo a considerare qual è la dimensione di questa guerra dello spirito, rischiamo di perderci uno dei significati più importanti che danno il perché a ciò che avviene. Come mai un popolo va contro un altro popolo? Come mai uno stato decide di fare guerra a un altro stato? Come mai un impero vuole scontrarsi con un altro impero? Come mai ci sono popoli di serie A, popoli di serie B? Perché questo ancora purtroppo avviene. Come mai abbiamo stati e popolazioni che sono sacrificabili, come la nostra Italia, a favore degli interessi di altri stati che invece devono godere sempre solo e soltanto del profitto fatto a discapito di altri? E questo è importante da considerarsi, perché anche qui vediamo qualcosa che noi dobbiamo cambiare. Perché i logos di ogni popolo sono qualcosa che è fatto per essere in armonia con gli altri. E come all'interno di uno spartito musicale, ogni nota, per creare la sua armonia, ogni nota è posizionata nel suo posto e deve battere il suo tempo, altrimenti si crea una discrasia che poi è la famosa stonatura, allo stesso modo ogni popolo sulla Terra ha un suo spazio esistenziale, ha un suo territorio, ha una sua lingua, una sua cultura, una sua dimensione esistenziale, solo e soltanto comprendendo la quale è possibile generare anche una pace. Quando si parla di pace, purtroppo noi pensiamo tante volte a qualcosa che uno si alza la mattina, no? E fa la pace. E la pace, purtroppo, in scienze politiche è un qualcosa di complesso, è fatta di diplomazie, è fatta di incontri, di accordi. L'essere umano è complicatissimo. Siamo veramente complicatissimi. Ma come si costruisce una pace che non è fatta semplicemente sul controllo di di qualcuno di più forte su uno di più piccolo? A partire dalla comprensione di chi siamo veramente. Perché se io comprendo chi sono io, non ho bisogno di schiacciare l'altro. Se io popolo comprendo qual è la mia dimensione esistenziale, qual è il perché sono lì, cosa ci faccio, cosa sto creando, qual è il mio contributo nel mondo, che lo posso fare soltanto io, ma per farlo ho bisogno degli altri, c'è una relazione che è fondante il mio stesso essere umano, solo in quel momento lì allora si può generare quella vera armonia che genera la pace, altrimenti rimarremo sempre in una dimensione che è al confine tra l'ipocrisia, appunto la simulazione, e l'interesse che porta a un fallimento assicurato, perché gli interessi sono per definizione un qualcosa di molto soggettivo e molto mobile, che poi prima o dopo porta a un problemino. E quindi ecco, qui no, si vede qualcosa di veramente grande, si ritorna, come dicevamo prima, a quella comprensione di quel potere che ci appartiene. Noi dobbiamo sempre domandarci, come faccio anche i miei studenti, la prima lezione delle loro materie, non tutti, alcuni corsi, li prendo e gli faccio scrivere su un foglio bianco, e questa è la prima lezione. Che cos'è per me la felicità? Noi ci pensiamo mai, abbiamo mai fatto corsi di educazione alla felicità? Molti non hanno assolutamente idea di come rispondere a questa domanda. Assolutamente, mette in crisi. Praticamente io dovrei fare una convenzione con un centro di psicoterapia perché gli manderei tutti quanti uno dopo l'altro. Cioè, si fa per ridere, ovviamente. In realtà è proprio il momento in cui vengono fuori le cose più belle, no? Ma noi ci pensiamo mai che noi non siamo educati ad essere felici, a realizzare i nostri sogni.
Abbiamo creato dei mondo, no? Dove si creano anche qui dei fantocci, delle star, degli influencer, dei VIP, che rappresentano, devono rappresentare un modello da imitare, quindi essere una copia sempre di quegli altri, mentre non riusciamo ad essere noi stessi. Tant'è che la maggior parte delle crisi adolescenziali odierne è quella di non riuscire a capire la propria identità, a capire chi si è. E venendo anche sostituiti costantemente i modelli, si continua a saltare da un modello all'altro, finendo veramente per non essere felice. Perché uno non realizza chi è lui veramente. E questo appunto avviene anche nella società, per cui anche una trasformazione politica, no? È possibile solo nel momento in cui incominciamo a educarci a quello che è il motivo per cui siamo qui, su questa terra. Realizzare pienamente chi siamo, la nostra missione, la nostra felicità, quel bene comune che dicevamo al principio, è e deve tornare ad essere e rimanere ed essere veramente consacrato il fine della politica, la nostra vera essenza, il prenderci cura del bene comune per poter realizzare tutti insieme lo scopo della nostra vita. Io, Lorenzo, ti faccio una proposta indecente, così, Va live. bene. No, siccome gli argomenti sono veramente molto interessanti e ovviamente non si possono esaurire così rapidamente, ovviamente compatibilmente con tutti i tuoi impegni ti chiedo di magari ritornare ad approfondire alcuni Volentieri. aspetti. Perché penso che siano estremamente interessanti per tantissime persone. E ovviamente ci sarà chi a questo punto cercherà di iscriversi al corso di laurea, ma ci sono magari altre persone che vorrebbero comunque, anche senza avere magari l'opportunità di venire alle lezioni, di saperne qualcosa in più. Per cui, se sarà possibile, a seconda ovviamente Certamente. delle cose che stai facendo, so che adesso inizi un corso anche di violoncello, quindi ci sarà un altro impegno settimanale, magari non tutte le settimane, però una volta o due al mese, mi piacerebbe Va veramente bene, tanto ben poter volentieri. affrontare con una certa sistematicità. Sì. Adesso siamo andati un po' random. A me piaceva far sì che le persone conoscessero anche chi è Lorenzo. Al di là delle cose che tu puoi dire, perché le cose vanno insieme, il messaggio si fonde poi con l'anima di chi lo porta e quindi è importante conoscerlo. Oltretutto capisco che il compito di portare avanti in un mondo che ostacola tutto quello che è il pensiero, chiamiamolo eretico, portare alla conoscenza delle persone il pensiero di Alexander Dugin non sia facile. Primo perché è un pensiero complesso, è una persona con una grande profondità. E secondo perché si rischia poi di così passare per chi è solamente chi spiega quel pensiero. Penso sia stato chiarito questa sera che Lorenzo è molto di più. Lorenzo è un individuo con tutta la sua profondità, una grandissima capacità dialettica sicuramente e un grande coraggio che ha in questo momento l'opportunità di portare avanti. Secondo me, perché non è solo divulgare quello che può essere il pensiero di Alexander, ma anche portarlo avanti e confrontarlo con quello che può essere le tue intenzioni, la tua esperienza, il tuo essere italiano, perché comunque tu sei un italiano, con tutto quel particolare DNA che chi è italiano ha, anche se in quest'epoca particolarmente vituperato, schiacciato, zittito. E il più possibile, come dire, soffocato, perché gli italiani stanno subendo, perlomeno in Europa, uno dei trattamenti proprio migliori, no? Siamo gli unici che ancora hanno tutte le menate di sto mondo, le mascherine le hanno tolte dappertutto, noi ce le abbiamo, i vaccini, il Green Pass, cioè noi abbiamo tutto, tutto quello che non dovrebbe esserci da noi c'è, ma c'è un motivo anche, perché siamo quelli che hanno bisogno dell'imitatore di velocità più grosso perché siamo le macchine con la più grande cilindrata, la più grande potenza motore. Verissimo. Più hai potenza, più il cavallo è, come dire, puro sangue, più lo devi tenere, se no ti parte. Quindi noi siamo quelli più
sostenuti, ma penso che seguire qualche live con te possa essere per tutte le persone che mi seguono una grande opportunità di apertura. Volentieri. Ti dico subito di sì, perché sarà un grandissimo piacere, un grandissimo viaggio da fare insieme, quindi assolutamente. Guarda, super volentieri, concordiamo insieme magari più o meno una data che possa essere più o meno ripetuta, una scadenza, così le persone lo sanno. Così le persone lo sanno, e, ma lo, ne parliamo poi dopo, adesso non è che te lo voglio chiedere ora, però mi fa piacere dare la possibilità anche alle persone di seguirti un po'. Per chi non può venire in università, chi lo può fare, fatelo, perché penso ne valga veramente la pena. Chi non può, però, è una bella opportunità di cominciare a pensare con un'altra visione. Vedevo tanti che parlavano di visione, un'altra prospettiva, perché quello che fornisce il pensiero di Dugin è anche il motivo forse per cui ti ha affascinato, no? Perché ti dà la possibilità di vedere un nuovo modo di pensare, di affrontare una nuova teoria politica anche, in un mondo in cui sembra che questa politica faccia schifo sempre e comunque, ed è abbastanza così, e in cui i politici andrebbero un po' tutti radunati, acceso un bel falò e ciao. Però con questo... Utilizzeremo durante l'inverno, visto che ci vogliono privare del gas per il riscaldamento. Noi esatto, esatto. Ci riscaldiamo, ce ne abbiamo tanti di politici, quindi voglio dire, in realtà non dovrebbe essere un problema riscaldarsi per tutto l'inverno. Cominciamo col primo e li facciamo fuori tutti. Però esistono altre prospettive che rispettano l'identità e la cultura di ogni popolo. E questo non vuol dire essere razzisti, perché poi è bellissimo come vengono ribaltate tutte le frittate, no? Per cui quando uno tende a tutelare le proprie origini, la propria identità, la propria cultura, allora è perché la sua è superiore, allora è razzista. No, è solo che non vuole diventare un omologato di qualcun altro, un clone o un robot. Che, insomma, non è una bella prospettiva. Esattamente. Ce la vogliono vendere come una roba figa, ma non è proprio tanto così. Senti, comunque, io ti ringrazio tantissimo. Non voglio portare la live a delle tempistiche lunghissime, anche se vedo che il numero di chi ci segue sta sempre più salendo, ma perché so che poi chi ascolta dopo, se la vede troppo lunga, si spaventa. Per cui preferisco farne magari una in più, ma stare in dei tempi gestibili, perché, come giustamente tu dicevi, in quest'epoca il tempo è accelerato e le giornate durano meno. Io lo so benissimo, perché sono in lotta sempre contro il tempo. E non è un'impressione, è la verità. È vero, è vero. È proprio così. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la splendida chiacchierata. Ti do appuntamento la prossima volta. Ti lascio salutare e ti chiedo di non staccarti dalla connessione. Vabbè. Che ti saluto in privato. Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi. E vai, è tutto tuo. Di quello che vuoi. Grazie di cuore a tutti quanti, non posso altro che dire, ricordatevi di scegliere ogni giorno di essere quell'amore che cambierà il mondo. Bellissimo, mi sono ricordata ancora di una cosa, a proposito di guerre e amore, parleremo della storia del nostro passato intessuta di tante guerre, ma anche grandi amori in Above Top Secret, sabato alle 2:30. Domani non riuscirò a fare laser perché mi devo preparare per il seminario di sabato, do appuntamento a tutti a lunedì comunque. Un abbraccio e buonanotte. Ciao a tutti.